Viaggiare da soli può spaventare. Per alcuni magari è semplicemente la paura di annoiarsi, di rimanere soli, per altri invece è la paura di affrontare l'ignoto senza alcun sostegno. Qualunque sia la ragione, credo ci siano almeno 6 buoni motivi per cui sia preferibile viaggiare da soli o perlomeno valga la pena provare a farlo. Quando viaggi da solo, puoi lasciare che siano esclusivamente i tuoi interessi e la tua curiosità a farti guidare, puoi pianificare il tuo itinerario e le tue giornate come meglio preferisci, senza dover scendere a compromessi con nessuno. Tutte quelle dinamiche di gruppo o di coppia che normalmente influenzano le nostre decisioni vengono meno. Per esempio, prima ancora di partire, puoi approfittare di un'offerta che si presenta all'ultimo momento senza dover combinare gli impegni di qualcun altro. E poi, una volta in viaggio, sei libero di passare le giornate ad oziare in spiaggia o, al contrario, svegliarti all'alba per salire sulla cima di qualche punto panoramico, il tutto senza dover rendere conto a nessuno. In sostanza, sei il padrone di te stesso. Se viaggiare è libertà, farlo da soli è a mio parere la sua massima espressione. Viaggiare da solo non vuol dire rimanere solo, al contrario, si incontrano nuove persone in continuazione, persone con le quali si possono formare relazioni durature e significative, persone che difficilmente avresti modo di conoscere se viaggi con qualcun altro, in quanto per forza di cose sei meno incentivato a socializzare con degli sconosciuti. Lo stesso discorso vale anche al contrario, che sia qualche altro viaggiatore o un locale, quando viaggi da solo sei molto più approcciabile, il che di nuovo può portare ad incontri davvero interessanti che possono letteralmente cambiarti la vita. Viaggiare infatti non è solo un modo per scoprire nuovi luoghi, ma è prima di tutto un modo per conoscere nuove persone, mettere in discussione le proprie idee e la propria percezione del mondo, e non c'è modo migliore per farlo che socializzare con dei perfetti sconosciuti che hanno origini completamente diverse dalle nostre. Quando viaggi da solo puoi letteralmente essere chiunque tu voglia. Agli occhi degli altri viaggiatori e locali, infatti, sei semplicemente uno tra i tanti, nessuno conosce il tuo passato, la tua professione, i tuoi fallimenti o i tuoi successi. Non c'è la paura di essere giudicato e la gente si relaziona con te esclusivamente in base al tuo presente. In sostanza, puoi semplicemente essere te stesso. Per alcuni questo può essere un vero e proprio nuovo inizio. Vedere con i propri occhi il resto del mondo può farti apprezzare quanto siamo fortunati, e questo può essere detto del viaggio in generale, ma credo sia particolarmente vero quando si viaggia da soli. Questo perché anche se ti trovi dall'altra parte del mondo, rischi comunque di rimanere almeno parzialmente all'interno di questa bolla immaginaria fatta di norme sociali, regole e valori che spesso condividiamo con i nostri cari. Viaggiare da solo ti forza ad uscire da questa bolla, vedere e conoscere in prima persona il resto del mondo, darti una nuova prospettiva sulla tua vita e sulle cose che sono davvero importanti. Ti renderai conto di quanto tu sia estremamente privilegiato anche solo per poter viaggiare, e a quel punto il tuo viaggio acquisirà ancora più significato. Viaggiare non significa non essere mai fermi, al contrario, specialmente se viaggi a lungo termine, ci sarà un sacco di tempo morto, tempo da passare con te stesso, fondamentalmente tempo per pensare. In un mondo dove si è continuamente connessi, dove stiamo sempre correndo, dove il nostro cervello è continuamente sotto attacco per la nostra attenzione, staccare letteralmente la spina e avere il tempo per riflettere è diventato un lusso. Viaggiare da solo può quindi offrire un'opportunità unica da questo punto di vista. Inoltre, con tutto questo tempo a disposizione, significa avere la possibilità di leggere quanto ti pare e probabilmente non c'è modo migliore per farti riflettere che un buon libro. Il viaggio ti costringe ad essere minimalista e ben presto noterai che basta davvero poco per essere felici. Uno zaino in spalla, pochi vestiti, un pasto caldo, un letto dove dormire sono più che sufficienti. Inizierai ad apprezzare la tua sola compagnia e a contare su te stesso. Capirai che in fin dei conti ti basti.
Questo inevitabilmente andrà ad aumentare la tua confidenza, la tua resilienza, la tua capacità di risolvere problemi e tutto sommato ti farà crescere come persona. Come se non bastasse, quale modo migliore per imparare una lingua straniera se non essere forzato dalla situazione? Quando si viaggia in compagnia è infatti fin troppo facile passare giornate intere parlando italiano senza mai sforzarsi di fare pratica con qualche lingua straniera. Viaggiare da solo, da questo punto di vista, è un'altra occasione unica. Mi rendo perfettamente conto che possono sembrare tutte frasi fatte, ma credo genuinamente che viaggiare da solo sia il modo migliore per assaporare la libertà, riscoprire te stesso, mettere in discussione le cose che contano realmente nella vita e soprattutto crescere come persona sotto moltissimi aspetti, o perlomeno lo è stato per me.